Bentornati per una nuova puntata di Briciole Salute in Tavola. Io sono Alice Del Vecchio, biologo nutrizionista. Oggi parliamo di un'allergia di cui ultimamente sentiamo molto parlare, cioè la celiachia. Che cos'è? La celiachia è una patologia autoimmune in cui il sistema immunitario della persona allergica riconosce come tossico e estraneo il glutine per motivi non ancora chiari e produce verso di esso anticorpi e altre molecole infiammatorie. Il glutine è un complesso proteico formato da gliadina più glutenina e si forma quando entrano a contatto acqua, farina e cereali. I sintomi possono variare da lievi a grave e comprendono diarrea, gonfiore addominale, affaticamento, perdita di peso e soprattutto carenze nutrizionali. La terapia per la celiachia prevede l'eliminazione del glutine dalla dieta. Lo so che può sembrare una sfida ardua, soprattutto all'inizio, però con le giuste risorse, i professionisti giusti accanto, si può vivere una vita felice e sana anche senza glutine. Ecco alcuni consigli per chi è celiaco. Riso, mais, miglio, grano saraceno e quinoa sono i tuoi nuovi pane e pasta. Leggi attentamente le etichette alimentari e ricerca il bollino senza glutine su tutti i prodotti che acquisti. Presta attenzione ad alcuni alimenti che potrebbero avere degli amidi modificati o destrizzati. Scegli prodotti specificatamente formulati per i celiaci. Inoltre, recati alla tua ASL di appartenenza per informarti sul servizio di erogazione gratuita di questi prodotti. Porta sempre con te uno spuntino senza glutine, soprattutto quando andando in giro non sei sicuro di dove e cosa puoi mangiare. Tutti i secondi come carne, pollame, uova e legumi sono naturalmente privi di glutine. Ci sono inoltre molte farine senza glutine come la farina di cocco, la farina di mandorla, la farina di mais e la farina di riso. Ultimo, ma non per importanza, non aver paura di chiedere quando sei in un luogo pubblico o al ristorante cosa è o meno senza glutine sul menù. Ricorda che è fondamentale rivolgersi a un medico o a un professionista per ricevere una valutazione personalizzata e un piano alimentare basato sulle proprie esigenze.